The Legend of Zelda Twilight Princess. Capitano, l'ho trovato! Ho trovato l'ultimo scrigno rimanente di questa stanza. Probabilmente voi non lo vedete perché la videocamera non è delle migliori, però io lo vedo, ecco. Ok. C'è anche un Juju che faceva da guardia. Che faceva da guardia. Oh, è tenuto 10 bombe. Allora. Dunque, qui c'è un passaggio per un'altra stanza che non abbiamo ancora visitato. Ma ok. Entriamo in questa stanza. Questo dungeon è lungo. Non penso lo finiamo in questo. Oddio, se che è sta cosa qua. Dai, vieni. Olè, finalmente è morto. Oh, come cose che trovavamo nel primo dungeon. Ci mettiamo dentro una bomba. LOL. Allora. Bene, in questa stanza cosa c'è? Allora. Si può salire. Indovinate come? Se veramente avete risposto a Artiglio X6, mi preoccupo perché è una domanda altamente retorica. Bastardo! Ce la fai o no? Oh. Oh. Ma cosa fai? Oddio, no, questa stanza qua. Queste passarelle così strette, no. Allora, piano piano, con calma si risolve tutto, ok. Venti frecce, guarda, sei proprio a fagiolo, capitano. Se magari lo beccassi. LOL. Ole! Ti hanno 9 frecce, ho sbagliato. Che deficiente. Un momento, cosa c'è qua sotto? Indovinate un po'. Sali. Non puoi salire, fa niente. Figo, c'è il stile Prince of Persia. Bello vedere che ha le mani di due artigli strano. Appunto, mi chiedevo perché non uscisse. Un frammento di cuore, ancora ti ha dato energia per aumentato di un'unità. Che palle che non si può salire. È troppo figo quando fa così. Vai Indiana Jones. Ok. Adesso penso si debba salire per di qua. Quando ci riesco. Dicevo, penso che bisogna salire per di qua. Perché non si... perché mi tappi in bello? Ole! Aiuto! Ok.
qui ci dovrebbe essere uno scrigno, dice la bussola. Ma non è che magari è sotto. Dice che se salto lì ci arrivo. Ok. Non si può saltare, quindi qua che cosa faccio? Rimango bloccato? Madonna. Allora facciamo così, va, ricominciamo da capo perché qua non mai sono. Ma che brutto che dopo che ci si appende quelle cose cadono e devi uscire e rientrare dalla stanza per farle riapparire. Perché praticamente mi aveva bloccato, non potevo più andare avanti qui. O forse non sapevo come andare avanti, è molto probabile. Beh, che due coglioni. Madonna che botta che gli do. Sì, se magari si fermo. Oh. Allora, prima ragioniamo, poi andiamo. Ma guarda te cosa c'è qua. Sbrigati. Qui dovrei riuscire ad arrivare, ok. Ora tutto ha un senso. Quindi dov'è lo scrigno? Eccolo lì. Ma cazzo fa? Se magari mi attacchi però. Olè. Facciamo così, no? Merda. Dimmi, non ci posso più arrivare, ma... Che due coglioni. Usciamo e rientriamo. Quella lì è una delle stanze più noiose di Legend of Zelda, secondo me, mamma mia. Ma cosa fa? Ma sale da solo? Finalmente una rupia gialla. Ma come salgo? Ok. Quindi andiamo in questa stanza. Ok, allora. Dai che questa sembra una stanza normale. Allora, queste piante sono rompicoglioni, soprattutto perché sono sempre in tanti. Ci sono sì, per almeno due o tre. Allora, dai, monsieur, dai. No.
Qui ci dovrebbe essere uno scrigno. Ma perché il radar a volte non funziona? Porca puttana. Non è che devi fare tutto il giro. Deve essere qua. Eccolo qua, in mezzo all'erba. Allora, qua c'è un'anima di spettro. Vieni, vieni, va. Ma vaffanculo. Ole. Ha tenuto una rupia viola. Porca io quello. Gira tutto intorno a te. È figo vedere Link che gira così. E gira tutto intorno alla stanza. Oddio. Telecamera. C'è uno scrigno. No. No, non può essere. Sì, ma sta telecamera. No. Troppo più. Ok, questo pezzo era veramente, ma veramente noioso. Potrebbe andare più veloce. Non è che si rompe il gioco se vanno più veloci, eh. Non è che fa schifo se va veloce. Anzi, sarebbe meglio se andasse veloce. Cos'è che stai mirando? Non me ne fa... Cioè, se miro qualcosa vorrei mai sapere cosa sto mirando. No, non quello. Grazie, non vale così. Veloce. Ok, sto pezzo è una figata. Sto pezzo è una figata. Ma che palle che non si può girare la telecamera senza agganciare qualcosa. Secondo me è uno dei difetti dei comandi di Zelda, cioè. Ok. Frammento di cuore. Allora, facciamo il conto degli scrigni che ci mancano. 5, appena? 1, 2, 3, 4, 5, sì. Appena 5, wow.
cosa sta mirando? Bravo, Link. Va bene. Spacca Elmo. Che poi non glielo spacca. Aia. Che palle, i nemici sparano sempre. Ma perché io dico di fare attacco scudo e lui mi fa attacco rotante? Succede anche a voi? Ma... Ole. Finalmente manca poco alla fine della parte, guarda. Dunque, per entrare di qua c'è una porta. Giustamente. Oh santo cielo. Allora, esco da questa stanza, poi vi saluto e ci vediamo in questa parte di Twilight Princess. Ok, direi che possiamo fermarci qui per oggi. E quindi ci vediamo alla prossima parte di The Legend of Zelda Twilight Princess, dove supplicherò Dio perché finisca questo dungeon e prenderò gli ultimi 4 screen rimanenti. E poi andremo da questo stramaledettissimo boss e finiremo il dungeon prendendo l'ultimo frammento di specchio. Quindi ciao ragazzi, alla prossima.